Ciao a tutti, buona serata qui da Osaka. Mi trovo nella zona di Namba, di Nipponbashi, e stiamo andando a Namba alla ricerca del Mandarake. Sono le 6 di sera e ho la mappa, quindi so che è la direzione da questa parte. Nel frattempo mi faccio un bel filmatino qua di sera, che è tutto illuminato, fino all'arrivo alla stazione di Namba. Guardate che bello. Sono le 6 di sera, c'è tanto traffico, la gente torna a casa. Guardate le case, gli appartamenti. Appartamenti in vendita. Saranno qua a Osaka, sono buchi, quelli sono metri quadri, 7.6. Sono veramente piccoli. Questa è un'agenzia immobiliare. Ristoranti, si sente odore di carne. Ma proprio carne, bella arrostita così. Guardate il retro di una via. Allora, Namba sempre dritto fino all'arrivo della stazione, poi devo andare a destra a trovare, farò 200 metri e arrivo dove c'è il Mandarake. Guardate che bello. Quella è una galleria commerciale sicuramente, molto carino. Sopra c'è un ponte enorme dove passano le macchine, la gente passeggia tranquillamente, c'è qualche turista. Abbiamo beccato diversi, possiamo andare ugualmente, diversi stranieri, oltre a io e lui, io e Fabrizio, di qua. Gente passeggia tranquillamente. Ce ne andiamo a casa. Sì, a casa. Dopo che abbiamo visto il Mandarake ce ne andremo a casa. Per fortuna ha smesso di piovere, qua c'è un parcheggio di bici, ce ne sono tante, perché qui in Oriente la bicicletta è molto usata. Guardate quante ce ne sono. Ed è a pagamento. Quella è la macchinetta per pagare. Molto molto carino. Passeggiata verso Namba. Questo è un palazzo dove ci sono solo ristoranti, sembra di sì. No, ho detto una cavolata, c'è altro. Non so cosa ci sia, ma non sono ristoranti. Qua c'è un'altra galleria commerciale. Ve la faccio vedere, molto bello. No, purtroppo non posso entrare perché non ho tempo, se no non trovo il Mandarake. Però mi metto un attimo davanti e faccio un'inquadratura. C'è un'altra lì, ora ve la faccio vedere. Guardate che schermi enormi. Sarà una tappa 5 sicuramente, infatti fa 5 slot. Guardate che bello. Tanta gente che parcheggia, che fa comodo. È bello, purtroppo non posso entrare perché non ho poco tempo. Dobbiamo andare a trovare il Mandarake. C'è un'altra lì di galleria dall'altra parte. Però non posso entrare, altrimenti non troviamo il Mandarake. Tu seguimi, Fabri. Qua le luci diminuiscono, però è
sempre bello comunque passeggiare qua per le strade di Osaka, o comunque per le strade di qualsiasi città del Giappone. Ogni palazzo c'ha almeno un'insegna, ma ce ne sono anche tante, fino a salire su diversi, a salire su per molti piani. È un negozio. Namba Namba, siamo arrivati alla stazione di Namba, la vedo qua davanti. Italian Tomato Coffee. Guardate. Italian Tomato Coffee, che è questo. È un bar, ristorante italiano. Bello. Molto bello, lì c'è la stazione di Namba. Quindi non credo manchi tanto l'arrivo, guardate. Quanti ce ne sono? Carne? Allora, siamo arrivati a Namba. Ora, se tu mi tieni un attimo la fotocamera, guardo le cartine. Namba è qua. Vieni, non cambia per terra. Sì, però guardi cosa appunti o... Guarda me. Punta me, caro Patrizio. Punta me, caro Patrizio. Sì, dobbiamo andare. Facciamo la curva del ponte. Se no andiamo dritti. 1, 2, 3. E poi c'è un fiume. Tieni questo in mano così sono già pronto a muso. A me. Allora, questa è la sezione di Namba, vero? Eh sì, è questa. Ok, allora dovremmo andare di qua, c'è pure un book off lì? Molto bello, ora aspettiamo il semaforo che è rosso. E provo a entrare nella galleria commerciale. Allora, andiamo dritti, dobbiamo superare il ponte e poi ci voglio a sinistra e siamo quasi arrivati. Guarda, ce l'abbiamo fatta! Andiamo avanti. C'è una marea di gente, una marea di gente. Thank you.
No, più bene passare all'altro, sennò qua non ci muoviamo più. Vieni, vieni, vieni. Allora, prendiamo la via a lato, perché sennò questa è Namba, perché sennò lì c'è, è bello da vedere, ma c'è tanto casino, non arriviamo più, altrimenti poi ci chiude il negozio e non vediamo più niente. Allora, bicicletta ovunque. No, la stazione di Namba è questa, non so se sbagliato, non è quella di prima. Quindi ora riguardo la cartina. Vieni qua, Fabri. Fabri. Allora, cartina. Ok. Saliamo su. Fabri. Saliamo su. Anche qua molto bello. Luci ovunque, luci, insegne, colori, musiche, ovunque. Già per negozi di ogni cosa, c'è tanto di tutto, anche qui a Osaka. Abbiamo anche un po' fame, ma noi resistiamo. Ce la faremo e troveremo il negozio di Mandalay. Questo negozio è un ristorante dove mangiano in piedi, mangiano ramen. Stanno mangiando ramen, sono tutti in piedi, non ha le sedie. Questo vende gelati, crepe con... sono crepe con gelato dentro praticamente. Siamo a Namba, bellissima questa insegna con i canti giganti. Va bene, arrivo fino al semaforo, poi vi saluto, altrimenti la batteria mi si scarica, come sempre. E voglio filmare il Mandalay quando arrivo, quando sono lì. Qua dovrebbe esserci il ponte con il fiume, quindi vi saluto in questo punto. Dotombori, lì c'è altro Dotombori. Ve lo faccio vedere. C'è l'ingresso di Dotombori. Dotombori. E questa? Camera al contrario, non vedere cosa fino, perché si può guardare anche. Andiamo davanti, dritto, corto. Bellissima la Dotombori, vi consiglio di visitarla, molto bella. Ok, qua c'è il fiume. E quindi ora vi saluto. Vi ricordo la mia pagina Facebook, seguitemi su Facebook, Japan Otaku Paradise, il Giappone nel cuore, cercatela che la trovate. E su YouTube mi raccomando iscrivetevi, perché faccio sempre nuovi video qui dal Giappone. Quindi ci vediamo appena arrivo dal Mandalay. Ciao ciao!